Allora, oggi è il 25 novembre 2023, giornata mondiale della violenza contro la violenza maschile sulle donne, e la nostra sensazione è che si sia un punto di non ritorno. È successo qualcosa, una serie di eventi, forse anche la rapida successione del successo dei film di Paola Cortellesi, seguito dalla terribile vicenda di Giulia Cecchettin, ha toccato qualcosa che simbolicamente pensiamo farà sì che la questione non sarà più la stessa. Quando parlo di questione parlo di rapporto fra maschile e femminile, rapporto fra i maschi e le femmine. Quando abbiamo cominciato ad occuparcene noi, era il 2001, il tema era marginale ancora, non era un tema centrale nell'agenda politica, sociale, di trasformazione della scuola. Oggi è il tema, secondo noi. Se non si parte da qua, difficilmente ci sarà un futuro luminoso. E dato che noi abbiamo invece una visione molto forte e potente della trasformazione, ci adoperiamo molto per questo. L'intervento di oggi parlerà di questo. L'intervento di oggi si intitola Parola autorevole, come suscitare la facoltà dell'attenzione. Siamo in una fase storica in cui il livello di attenzione è bassissimo, eppure su questi temi c'è stato un risveglio enorme. Diciamo che una delle nostre passioni è risvegliare un protagonismo femminile, risvegliare noi femmine da una sorta di torpore. Noi usiamo una frase un po' provocatoria, che spesso abbiamo una spiccata attitudine noi donne a vivere senza esserci, e noi ci occupiamo proprio di come tornare presenti all'appuntamento con sé. Ecco, oggi parleremo di questo, di come darsi appuntamento, di come riuscire a risvegliare una forma di presenza. Uno degli elementi su cui vogliamo insistere molto è il fatto che la realtà sia continuamente trasformabile, perché ci siamo abituati ad assumere la realtà come qualcosa di esistente e su cui bisogna solamente aggiustarsi. E questo è un aspetto che per le donne è ancora più importante, perché comunque è una realtà costruita su un ordine simbolico decisamente maschile, quindi tutti i valori prioritari che guidano sono maschili. E quindi ancora di più è necessaria una presenza da protagonista del mondo femminile, protagonista nel senso di prendere uno spazio che rappresenta il proprio modo di guardare le cose, che è sicuramente differente. Noi lavoriamo molto il fatto di far emergere queste differenze di sguardo perché si possono affiancare e non andare a confliggere l'una con l'altra. C'è un'altra cosa che forse è preziosa. In occasione della preparazione di questo intervento, noi ci siamo un po' interrogate e siamo tornate indietro alla nostra memoria di quando eravamo studentesse, bambine delle elementari, delle medie, dei licei, dell'università. Quanto poco ci siamo nei programmi, nella storia, quanto poco è presente la possibilità di offrire dei modelli di riferimento. Quante guerre ho dovuto studiare prima di trovare qualcosa, magari una scrittrice o una figura di artista in cui io potessi ritrovare qualcosa di riconoscibile. Ecco, noi crediamo fortemente che la scuola debba cominciare non solo a trasformare le forme di comunicazione, su cui c'è tantissima attenzione, ma anche i contenuti. C'è una sproporzione terribile, cioè è come se noi ci fossimo formate con un occhio ipertrofico, apertissimo sulla realtà della letteratura, della storia, dell'arte, della fisica, della chimica, della matematica, con figure maschili di riferimento, e un occhio ipotrofico, quasi cieco, che pochissimo ha visto dal punto di vista di una donna. Ecco, questa cosa non può più essere così. La scuola deve essere un terreno in cui una bambina possa sentire fin da subito se stessa nelle cose che studia, impara e ripete.